Buongiorno. Esattamente, non ho fatto il video. Che idea geniale la mia, che idea geniale. Allora, non sono riuscito a fare il video per questa settimana perché ho avuto un po' di cose da fare. Prima di tutto, sono stati gettati i pilastri e la corea, che sta finendo di asciugarsi il cemento. E sto imparando anche un botto di cose su come si costruiscono le case e gli edifici, perché non sapevo. Che figata. Poi sto seminando le cipolle. Ho fatto qua, sperando che tengano queste strutture qua a binari, molto molto fashion. E sto mettendo giù qualche migliaio di piantine, queste tre cipolle qua. E vediamo cosa succede. Solo che mi ero fermato perché ho calcolato leggermente male le dosi e mi servivano i sacchi di terriccio. Queste sono le cipolle che avevo piantato prima, che ho fatto un po' male e alcuni hanno qualche pianta di troppo. Poi ho finito di portare a casa la legna e devo iniziare a spostare le api, ma lo farò probabilmente prossima settimana, perché le chiudo con la retina davanti in modo che non escano. Poi piove, così loro non escono. Piove per una settimana di giorni in teoria, così loro sono bloccate e riesco a farle dimenticare più o meno la posizione dove sono, perché non vado a 3 km ma le sposto prima, quindi c'è un po' una tecnica per evitare che poi ritornino dove erano all'inizio. Dovrebbe funzionare. Poi ieri ho portato il rimorchio con giù nel paese sotto, che si chiama Varzi, che è quello là, si dovrebbe vedere quello lì, perché domenica sono in giro col trattore a guidare il trattore con il carro dietro tutto addobbato per il carnevale di Varzi. Quindi se non sai cosa fare domenica, dalle 2 alle 4 di pomeriggio mi sembra ci sono i carri in giro con i trattori, tra cui il sottoscritto, con tutti i festeggianti, e io sono anche travestito tra l'altro, quindi sperando che venga bene il costume perché sono un po' in difficoltà nel reperire i pezzi. Comunque tutti invitati ovviamente, ci sono in giro io con il mitico, che magari pulisco quella volta all'anno, giusto quell'occasione buona per pulirlo e dargli un po' una lucidata. E niente, venite perché c'è un botto di cose da vedere, da festeggiare e poi da bere la sera. Poi mi sono venuti a controllare anche quelli della TS di Pavia, quindi meno male che avevo trattore nuovo, perché hanno controllato ovviamente il cardano dietro, la protezione, la marmitta, il roll bar, tutti gli attrezzi, cioè tutti. Quei pochi attrezzi che ho, hanno controllato ovviamente i cardani eccetera, che fossero tutti a norma, con le catenelle non dico cosa. Hanno controllato anche qua tutto il casino che ho, purtroppo, data la situazione che sto ristrutturando qua di fianco. Però motosega, decespugliatore, la protezione, pochissimi prodotti fitosanitari che uso perché non ho neanche il patentino, quindi comunque non posso usare robe che richiedono il patentino. E ho scoperto anche che se avete una scala Pioli, nascondetela perché vi fanno il culo. Nel senso che ovviamente non si può più utilizzare, però è per estetica, è bella. Io ce l'avevo qua, ma ovviamente non la utilizzo. Cioè è una di quelle scale bellissime vecchie che sono da tenere perché è un ricordo di come si coltivava un tempo. Però comunque controlli superati. Ah, poi ultimo ma non meno importante. Madonna, come ho consumato già le gomme. Devo fare tagliando il trattore, quindi sto aspettando che arrivino i filtri. Fare il video sul cambio dei coltelli, cioè delle lame dell'erpice molle, che le ho ordinate, mi dovrebbero arrivare oggi perché erano tutte consumate, quindi anche quelle in fase di elaborazione. E poi anche, ecco, un'altra cosa molto importante, c'è da andare a preparare il terreno per le patate. Quindi quest'anno mi muoverò in questo senso, dato che ho visto che da mercoledì, come dicevo prima per le api, danno pioggia per una settimana e 10 giorni, quindi poi si fa marzo, inizio marzo, anticipo, quindi vado ad arare la cover, quel poco che è rimasto perché è stato un po' terminato dal gelo che ha fatto qualche giorno fa, in modo che così il terreno rimanga arato per un mesetto e mezzo circa, in modo che arrivi aprile e io riesco poi a seminarle senza troppi problemi. Vado anche a concimare con lo stalattico pellettato che ho comprato. E poi anche l'altra mia idea è di utilizzare la borlanda per aumentare la qualità del tubero, dato che richiede parecchia quantità di potassio come pianta, come esigenza della pianta, e quindi volevo provare appunto la borlanda, che è super mega naturale. Volevo provare a vedere cosa succedeva con la botte come concime fogliare, insomma, questa è un po' l'idea. E per il resto niente, qua procede abbastanza tutto. Adesso sono fermo invece con la costruzione per un mesetto circa, perché per legge mi hanno detto che la corea deve rimanere ferma così, con tutto il supporto sotto, in modo che si asciughi bene e che non si che vada tutto a buon fine, insomma. Quindi sono un po' fermo. Poi c'è da portare la travona qua del tetto di legno, e poi c'è da costruire il tetto con i listelli. Una volta costruito il tetto si inizia poi con le pareti, che proprio lì è il meno. Poi faccio le tubazioni, sia idrauliche che di scarico, e dopodiché anche l'impianto elettrico, ovviamente con l'elettricista tutto a norma, e speriamo che vada tutto bene. Sono un po' preoccupato dal punto di vista
delle spese perché si sta rivelando un po' più pendiccioso del previsto, anche per quello che è successo negli ultimi due anni, anno e mezzo, due, con la guerra più il Covid, e quindi devo un attimo capire cosa fare, o ci sto pensando. Sarebbe figo inaugurarlo poi con qualcuno di voi che guarda i video, sarebbe veramente figo. E poi anche, immaginate di qua, diventa tutto spazio di lavoro con le porte finestre qua, togliete tutti i pali e il trattore, però lavorare con la vista così, cioè è tanta roba, secondo me è tanta roba. E con questo bellissimo tappo in plastica che ho scoperto essere una copertura per le bacchette di ferro che vengono fuori, altrimenti se cadi ti infilzi e muori, vi saluto. Fermo! Mi raccomando, domenica al carnevale di Varzi dalle 2 alle, dalle 14 alle 16. Mi raccomando, ci sono io col trattore che giro per il paese. Varzi, provincia di Pavia, K27057. Alta Valle Staffora, vicino a Pietragavina dove sono. Carnevale di Varzi. Tutte le info qua sotto in descrizione. Ciao ciao. No mistakes, wear my best suit. Cause I cannot lose, bumping up my mood. There are too many options and they can take me down. Everything is now in place because I hold the edge.